Carissimi, non perdiamo altro tempo e quindi passo direttamente la parola a un nostro ospite assolutamente prestigioso, il dottor Ponti, vicepresidente di Federalimentare, con una bellissima storia anche come imprenditore, che è il lato che personalmente mi intriga di più. Mente esagerato nella stima. Io ringrazio innanzitutto i presenti per la costanza e l'attenzione che hanno avuto, e i relatori di oggi pomeriggio. Purtroppo non ho potuto partecipare stamattina, ma devo dire che oggi pomeriggio è stato molto interessante e sono stato molto attento a tutte le esposizioni. Ringrazio il dottor De Nicolai per l'invito, e quindi io vi dico l'aspetto di quello che riguarda l'industria alimentare. Come sapete, l'industria alimentare in Italia è il secondo settore manifatturiero, con un fatturato di circa 137 miliardi, e noi ovviamente siamo molto interessati all'affermazione di modelli di produzione e di consumo sostenibili, e privilegiamo quattro macro aree strategiche di intervento di cui abbiamo ascoltato oggi i relatori. L'approvvigionamento sostenibile e pieno sfruttamento delle materie prime agricole, perché facciamo parte della filiera dell'agricoltura. L'uso efficiente degli input di base, cioè l'acqua e l'energia, l'ecoprogettazione del packaging e la corretta gestione degli imballaggi post-uso. Prevenzione degli sprechi alimentari. Come è stato detto oggi, siamo di fronte d'altronde ad una nuova consapevolezza ecologica che anche in Italia continua ad aumentare, trainata soprattutto dal desiderio di contribuire in prima persona al miglioramento della nostra società, e questo è uno stimolo sia per l'industria che per la ricerca. L'industria alimentare fisiologicamente ottimizza l'impiego delle materie che trasforma. E anche se guardiamo agli alimenti non venduti o non consumati, ma ancora idonei all'alimentazione umana, si conferma l'aspetto virtuoso dell'industria alimentare italiana, perché ci viene imputato solo lo 0,4% delle eccedenze rispetto al valore della nostra produzione. Siamo responsabili solo del 3% degli sprechi della filiera di produzione e distribuzione. Come tutti i settori, si cerca sempre di migliorare, e quindi questo è un risultato, come ha detto anche l'esperto della Sogecros, che ognuno di noi sta facendo un percorso di miglioramento. L'industria alimentare svolge però un ruolo ulteriore nella lotta agli sprechi. Miriamo a prevenire il food waste nella fase di consumo domestico, che è responsabile, abbiamo visto, di quasi la metà degli sprechi. Come? Mediante il riporzionamento in linea con i nuovi stili di vita, attraverso l'uso di packaging sempre più performanti, con prodotti ad alto servizio aggiunto, con più informazioni in etichetta, tutti argomenti che sono stati evidenziati dai relatori. Inoltre, un numero crescente di aziende alimentari, oltre 700, dona ai banchi alimentari degli enti del terzo settore quotidianamente impegnati a redistribuire gli alimenti degli indigenti. Vorrei qui solo ricordare che il banco alimentare è nato da Don Giussani e da un industriale dell'alimentare che era Fossati della Star, e naturalmente subito anche altre aziende, fra cui noi, abbiamo aderito immediatamente alla fondazione, che è di quasi 20 anni fa, esattamente 19. Oltre al nostro ruolo istituzionale, sul tavolo del MIPAF contro gli sprechi, giochiamo una partita importante anche sulla progettualità. Federalimentare, insieme a Federdistribuzione, Banco Alimentare e Unione Nazionale Consumatori, sta portando avanti il progetto Life Food Waste Stand Up, cofinanziato dal programma Life 2014-2020. Si tratta di un progetto ambizioso che realizza campagne mirate e volte a informare e diffondere le buone pratiche antispreco, coinvolgendo un numero notevole di aziende produttive e distributive, nonché i consumatori,
con strumenti formativi, momenti didattici, app, indagini e monitoraggio dei risultati. I numeri dei primi risultati raggiunti sono importanti in quanto ha coinvolto più di 20.000 imprese alimentari nei contenuti del progetto, la formazione diretta ad oltre 60 imprese e la formazione di oltre 50 addetti delle sezioni alimentari delle associazioni territoriali. Inoltre sono state preparate delle linee guida per le imprese alimentari, i siti web, oltre a una serie di protocolli d'intesa con le quattro più importanti regioni, Veneto, Piemonte, Emilia e Lazio. Come è stato detto e sottolineato, gli imballaggi giocano un ruolo chiave nei prodotti alimentari e svolgono una molteplicità di funzioni strutturali di servizio indispensabili per la sicurezza e la qualità degli alimenti, ma anche per la logistica e l'informazione. L'industria alimentare, insieme ai produttori di packaging, è costantemente impegnata a ridurre gli impatti con azioni mirate alla prevenzione, riuso, riciclo, recupero e solo in ultima istanza allo smaltimento. Tutto ciò tenendo conto delle tendenze in corso di aumento dei prodotti preconfezionati e freschi porzionati, indotte dall'evoluzione di abitudini e da fattori sociali e demografici. La prevenzione dei rifiuti di imballaggio e dalla loro performance funzionale viene prioritariamente realizzata mediante l'ecoprogettazione degli imballaggi, e qui non entro perché è stato, credo, ampiamente evidenziato dai relatori. Dico solo che accanto al risparmio di materia prima, l'ecoprogettazione si realizza, come già stato detto, con l'ottimizzazione della logistica e della funzionalità, la semplificazione della gestione post-uso mediante l'impiego di materiali riciclati e riciclabili, l'ottimizzazione delle combinazioni e il ricorso a imballaggi da risorse rinnovabili. L'ecoprogettazione va di pari passo con l'innovazione e in questo senso il settore degli imballaggi in plastica, in continua evoluzione per l'intensa attività di ricerca e sviluppo che lo caratterizza, rappresenta una palestra importante dello sviluppo futuro del packaging. Quanto alla corretta gestione ambientale degli imballaggi post-uso, come è stato evidenziato, in Italia possiamo vantare uno degli schemi nazionali di recupero e riciclo più efficienti dell'Europa. In questo contesto dobbiamo tenere presente tutta la normativa dell'Unione Europea. E qui sorgono i problemi, come è stato accennato, perché la Commissione europea ha adottato la comunicazione relativa alla strategia UE sulle plastiche, che affronta il tema della riduzione degli impatti sull'ambiente dell'impiego di plastica e sta per presentare formalmente una proposta di norma sulle plastiche monouso, mentre contestualmente si rincorrono a Bruxelles voci sull'introduzione di una misura fiscale su determinati prodotti in plastica, come è stato accennato dal relatore precedente, che non ricordo il nome, per far fronte al gap degli introiti della Brexit, della mancanza degli introiti della Brexit. Noi, come settore fortemente responsabilizzato sul tema della gestione ambientale degli imballaggi, condividiamo l'impegno delle istituzioni su questi temi e l'opportunità di darsi obiettivi ambiziosi, ma riteniamo al tempo stesso importante porre alcuni punti fermi sul dibattito politico in corso a livello europeo. Le istituzioni europee hanno appena finalizzato il pacchetto economia circolare, nell'ambito del quale le due direttive di revisione della direttiva quadro dei rifiuti e della direttiva su imballaggi e rifiuti di imballaggio già recano in sé tutti gli strumenti e le misure necessarie a garantire un rafforzato livello di protezione dell'ambiente e della salute.
Le anticipazioni sui possibili contenuti del regolamento sulle plastiche monouso preoccupano molto l'industria alimentare, non solo i produttori, con particolare riguardo alle previsioni che richiedono agli Stati membri schemi di responsabilità estesa del produttore per specifici prodotti in plastica, in quanto attribuiscono per intero all'industria i costi di raccolta, trasporto, trattamento dei rifiuti e per le campagne di sensibilizzazione, quando la responsabilità dell'impatto ambientale è prevalentemente attribuibile alle cattive abitudini comportamentali a valle della filiera e il costo sociale del fenomeno quindi dovrebbe essere sostenuto mediante una responsabilizzazione più ampia e coerente con le cause che effettivamente lo determinano. La prevenzione della dispersione nell'ambiente dei rifiuti, inclusi quelli dell'imballaggio, dovrebbe rappresentare l'aspetto strategico e cruciale di ogni politica europea sulla materia, da gestire mediante un approccio basato sull'educazione e la sensibilizzazione, in primo luogo dei consumatori, sulla predisposizione di infrastrutture adeguate e sull'applicazione effettiva delle previsioni normative. La previsione di tasse ad hoc rischia di introdurre elementi discriminatori e distorsivi del mercato, come impennate nelle quotazioni dei materiali alternativi, disincentivo agli investimenti sull'innovazione, tendenze depressive sui consumi. D'altronde non esistono, come si è già visto, certezze sull'idoneità degli strumenti fiscali di raggiungere gli obiettivi perseguiti. In conclusione, gli obiettivi della strategia europea sulle plastiche dovrebbero essere perseguiti mediante impegni volontari degli stakeholder, migliore implementazione delle norme europee sui rifiuti in tutti gli Stati membri e soprattutto lottando contro la dispersione dei rifiuti attraverso strumenti educativi delle attitudini delle collettività, senza trascurare lo sviluppo del mercato del riciclato e il rafforzamento sul territorio delle infrastrutture industriali per il recupero. Questa è la nostra visione. Poi lasciamo a Di Nicolai la conclusione. Sapevo io. Grazie. Un intervento ricco di spunti. Io vi lascio andare, io voglio soltanto chiudere dicendo che voglio fare dei ringraziamenti, me lo dovete consentire per forza. Ringrazio tutto il team della Camera di Commercio, non mi vedono, speriamo che mi sentano, ma là fuori ci sono delle ragazze molto in gamba come Stefania, Roberta, Donatella, che hanno lavorato molto, Danilo Rossini, il direttore, che ha creduto molto in questo progetto e che ci ha supportati, Confindustria, senza cui in assenza di loro non saremmo qui, va detto, perché credo che siano stati un motore propulsivo per questo progetto Pavia 2020 e le sue diverse anime fondamentali, e ovviamente ai relatori, il cui tempo è prezioso e che hanno deciso di passarlo con noi, quindi ne siamo molto contenti. Infine anche tutti voi che siete rimasti fino alla fine, avete dimostrato una buona tenuta. Ho appena chiesto un dato per curiosità. Vabbè, vi ho detto stamattina, ho esordito dicendo che noi abbiamo fatto la prima edizione appunto 2 anni fa, avevamo 71 persone presenti. Stamattina i registrati effettivi erano 96, quindi abbiamo fatto un passo in avanti e poi insomma li abbiamo un po' persi per strada, ma comunque direi che è un evento che è cresciuto di un buon 30% abbondante, quindi ci lanciamo l'obiettivo l'anno prossimo di avere 120-130 persone per continuare con la crescita. Ancora grazie che siete rimasti fino adesso e grazie ai relatori.